Il caso Vallata approda in Parlamento. L'onorevole Giancarlo Giordano ha infatti presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno e al ministro dell'Economia e delle Finanze. La storia è nota. A Vallata, il sindaco eletto alle ultime amministrative, Giuseppe Leone, è stato subito sospeso dal prefetto perché condannato in primo grado a 6 anni di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per il reato di peculato. La guida del comune è dunque passata al vice sindaco. Giordano chiede se la sospensione operata dal prefetto nei confronti di Leone non debba avere come conseguenza anche l'impossibilità di procedere alla nomina di un suo vice. E quindi se tutti gli atti in queste settimane prodotti e le spese per produrli siano legittimi o meno. Infine, se sussistano i motivi per sciogliere il consiglio comunale. Con questa iniziativa Giordano lancia una campagna per portare a conoscenza dell'opinione pubblica e degli organi preposti quanto accade nei piccoli comuni, dove spesso, dice, si verificano abusi e sprechi. Vallata, dunque, è solo il primo caso sollevato, altri ne verranno. Un'interrogazione al Ministro dell'Interno e al Ministro dell'Economia e delle Finanze sul caso Vallata per chiedere cosa? Per chiedere se una condizione come quella che si è creata lì, cioè con un sindaco sospeso, un vice sindaco governante, sia una cosa normale per la democrazia e per accendere i riflettori sugli sprechi e gli abusi che in troppi comuni si stanno consumando al di fuori di ogni controllo. È un'interrogazione che non riguarda la persona, ma il caso oggettivo che in sé si è venuto a creare e noi pensiamo e speriamo che sia doveroso da parte della politica interrogarsi su come poi, come dire, le cose si rappresentano una volta superate le elezioni. Il comune di Vallata merita di essere amministrato serenamente, non mi pare che in questo momento ci sia questa condizione. Vallata non è un caso isolato, perché ovviamente le manifestazioni di una confusione o di forzature e abusi si possono configurare in tanti modi, per cui io ritengo sia necessario in Irpinia o dall'Irpinia riaprire la questione dei controlli sugli enti locali, dove probabilmente si consumano più sprechi e abusi di quanto si possa pensare.